Primo maggio, festa del lavoro e di test infrasettimanali per la Torres, che nella mattinata di ieri sul sintetico di Usine ha affrontato la formazione della San Paolo di Sassari, guidata da Mister Pala, fresca vincitrice del torneo di terza categoria. Domenica lo stadio Acquedotto andrà in scena all'ultima gara di campionato per i rossoblù, che ospiteranno un Mantova quasi certo della promozione diretta. Ad entrambe basterebbe un pareggio, ma nel calcio nulla è scritto e allora si prospetta un'altra domenica di passione per il popolo torresino. Mister Cari ha schierato Bolzan a sinistra, rientro obbligato vista la squalifica di Cortellini. La coppia Migliaccio di Maio centrali e Cabeccia a destra. Lisai a riposo in panchina, Potenza al suo posto sulla fascia destra, mentre a sinistra rientra disponibile Ciotola. Guerri e Bottone in un centrocampo che vede anche la presenza di Foglia, subito dietro l'unica punta Buonvissuto, preferito a questo giro ad Infantino. 8 gol in totale per un'amichevole che ha avuto anche lo scopo di mettere a confronto tifosi, società e squadra. Uscire dal momento negativo è la parola d'ordine. Se si dovesse raggiungere l'obiettivo prefissato, quello dei play-off, per i rossoblù ci sarebbero 3 giorni di riposo prima del rientro a Sassari giovedì prossimo fino a domenica. Da qui la nuova partenza per il ritiro in una località vicino Roma, da dove ci si muoverà alla volta delle destinazioni assegnate dagli spareggi. Il programma è ovviamente subordinato ad un risultato positivo da conquistare nella partita di domenica contro il Mantova, gara che sarà diretta dal signor Pezzuto di Lecce.